abbiamo visto tre cose, no? Giocando un po', ma abbiamo visto tre cose. La prima è la gestione del desiderio del possesso, quindi che emozioni dare, farsi desiderare o fare pressing, e abbiamo visto come si capisce. La seconda è dobbiamo sottomettere l'altra persona o eventualmente farci sottomettere, perché come ho detto l'altra cosa, se una persona quando vi dà la mano tende a girarvi in questo modo, lui è lui che vuole sottomettervi emotivamente, quindi dovete farvi sottomettere voi se volete conquistarvi, è chiaro, ma noi dobbiamo soddisfare l'esigenza da parte emotiva. Se la sua parte emotiva vuole essere sottomessa, dobbiamo sottometterla. Se la sua parte emotiva vuole sottometterci, dobbiamo farci sottomettere. Noi dobbiamo essere, sì, imparare la lingua, poi come dire, magari istintivamente faccio qualcosa di diverso, però lo faccio per regalare un servizio emotivo all'altra persona. Provi tu a girare. Provi tu a girare, vedi, se fa resistenza vuol dire che ti vuole sottomettere. Se cede, senza far braccio di ferro, non dobbiamo vedere che è più forte. Metto un grammo di forza e vedo se l'altra persona si mette in questa posizione. Di solito le persone danno dritta la mano, okay, perché per culturalmente, però metto un grammo di forza e vedo se la... Sera, sì, vieni. Ti chiami Valeria? Ciao Giuse, massimo piacere. Ecco, lei mi ha fatto un po' di resistenza. Lei non so se l'hai fatto naturalmente. Naturalmente, hai fatto resistenza. Giuse? Proviamo. Sono molto fragile in questo momento, ho bisogno di una donna che prenda in mano la mia vita, che proprio mi guidi e che si faccia carico di me, perché sono molto debole, molto fragile in questo momento. Vediamo cosa, come reagisce Giusy. Sì, è un periodo che ho bisogno di una donna forte, Giusy. Ho bisogno di una donna che possa veramente dominarmi un po', nel proprio bisogno. Lo sento già io cosa succede. Cosa sta succedendo? Vado all'indietro. No, però invece secondo me vuoi dominare un po' tu, Cioè, analogicamente vuoi dominare un pochettino. Vuoi il maschio debole, la violenza al maschio ti piace. No. A livello logico non so, però guarda che tu hai, non ti fai mica mettere sotto. Perché vuoi mettere sotto il maschio? Cioè, devo presentarmi come un grande Cesare, però poi dimostrarmi molto fragile. Sono un cucciolone. Un cucciolone. Mia donna che mi tocco i tanti. Che prende in mano la mia vita. Che possa prendere tutte le decisioni al posto mio. Però lei, ecco, un'altra cosa interessante, no? Quando una persona mi dice una cosa ma la sua parte emotiva le dimostra un'altra, io do sempre per buona la parte emotiva. Ecco perché, grazie Giusy, un'altra cosa interessante è questa, che escusatio non petita, accusatio manifesta. Se una persona vi dice qualcosa che nessuno gli ha chiesto, cioè che voi non gli avete chiesto, è perché dentro l'esigenza sottostante. Per fare un esempio, voi andate a cena con un uomo, non gli chiedete nulla, e lui tende ad avere l'esigenza di dire: guarda, io sono un uomo fedele, potete stare sicuri che se vi mettete con lui vi farà mancare di tutto, ma le corna saranno per quelle le avete di sicuro. Perché se non glielo chiedi, lui, perché succede questo? Perché tra le tante cose, cioè, pensate un po', noi siamo guidati dai nostri turbamenti, fondamentalmente. Ma comunque te le fanno anche quelli che non ti dicono. E vabbè, però se però sì, 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 ok. Va bene, ci credo. Però è interessante questo, perché tra le tante cose che uno poteva dirti, teneva a dire una. E quella cosa che lui ti dice è perché dice vive un turbamento questa persona. Quindi se uno ti dice io sono fedele, è perché logicamente vorrebbe essere fedele ma non ci riesce. No, il contrario, la parte emotiva il nonno lo capisce. Se io ti dico non pensare al cavallo bianco, cioè se ti dice sono infedele, vuol dire che probabilmente sarà fedele. Cioè vuol dire che vorrebbe a livello logico essere infedele, ma non ci riuscirà ad esserlo. O magari non ci riuscirà. O comunque
Se lo farà soltanto istintivamente, se un maschio, non attraverso un coinvolgimento. Ok? Potrebbe essere con la puttana sotto casa, diciamo, però non. Ecco, la puttana sotto casa ti sembra d'accordo. Vabbè. Dimmi. Non lo so. Non ce la faccio più. Scusate, scusate. Se ti dice che cosa? Se mi dice io sono fedele, non tradirei mai. E tu devi dirgli, anch'io sono fedele, toccandoti le labbra. Ah, così. Sì, toccandoti le labbra. Perché toccarsi le labbra vuol dire che l'altra parte emotiva conferma. Se tu le dicessi anch'io sono fedele, fai così, significa che non sei fedele. Questo è un senso che va a negare quello che sto dicendo, un segnale che va a negare quello che sto dicendo. Cioè se una persona ti dice. Non lo so, ti chiami? Caterina, ti amo tanto. E mentre dico ti amo tanto faccio questo segnale qua. Vuol dire che nella parte emotiva dice col cavolo che ti amo. Se invece Caterina ti amo tanto e mi tocco le labbra, vuol dire che la parte emotiva è allineata alla parte logica. È chiaro, no? Quindi voi provate a fare sto giochino. Volete mandare via una persona che vi dà fastidio senza dirgli levati dalle palle? Ok, quando lui parla con voi, iniziate a far così, di continuo, così e così, toccatevi il naso, dopo un po' se ne va da sola. Se ne va da sola, perché la sua parte emotiva, la parte logica non capisce niente, ma la parte emotiva comunicano tra loro. E quindi la parte emotiva si sente rifiutata e si allontanerà, perché non troverà gradimento a restare lì. Se invece voi vi toccate le labbra, ad esempio, la persona emotivamente si sente attratta. Quindi, se voi volete comunicare coerenza, quando dite qualcosa, toccatevi le labbra, infilatevi il dito in bocca, va bene uguale. O toccate i capelli. O toccate i capelli, dimostra coerenza tra parte logica e parte emotiva. Qual è il problema? Che se io mi tocco le labbra, quando, ad esempio, un caso del sotto medico, che non so dove è il medico, che molti che viene a manifestarsi, vabbè. Uno va dal medico e gli dice, dottore, ho un'ansia che non mi fa vivere, e si tocca le labbra mentre lo dice, significa che è innamorato della sua ansia. E quindi c'è là perché è innamorato. Se invece dice, se ho un'ansia che non mi fa vivere, vuol dire che è già finita l'ansia, la cura è andata bene. Quindi anche questo ci permette di capire se la persona è allineata emotivamente o non è allineata. Quindi se voi volete rafforzare quello che dite, portate la mano alla bocca. Se volete emotivamente dire il contrario, portate la mano al naso in questo modo. È ovvio che se una persona vi dice un qualcosa mentre si tocca il naso in questo modo, non è che vi sta contando una palla, ma diciamo che la parte emotiva non esegue quello che la parte logica vuole. È abbastanza chiaro questo discorso. Questi sono i turbamenti che noi viviamo fondamentalmente. Ora, per rispondere alla domanda di lei, ti chiami? Lavorare su se stessi, ok? C'è qualche domanda su questa parte, così passerei a questa seconda parte. C'è qualche domanda? Dimmi. Se uno magari parla di l'ansia e poi si tocca magari così, ma io faccio ansia, vuol dire che lo conferma? No, non ho capito la domanda. Ci sono tante persone che magari quando parlano di una cosa che gli dà fastidio, mettono magari. Sì, ecco, attribuiscono a se stessi. Allora. Sì. No, e allora, la testa rappresenta la nostra coscienza, quindi se una persona parla di qualche cosa che non gli va bene e mentre ne parla tende a toccarsi in questo modo, soprattutto all'altezza del terzo occhio qua, ok? Soprattutto tra la fronte, ma vale un po' tutta la testa, ma soprattutto la fronte, vuol dire che sta attribuendo, si attribuisce un difetto. Cioè se uno dice, cavolo, queste cose qua vanno male, se ne attribuisce la responsabilità. Quindi abbiamo capito, se una persona fa così, che è una persona che si sente fuori ruolo. E quindi, se, in questo caso, purtroppo, se vogliamo sedurlo, dobbiamo farlo sentire inadeguato. E dovremmo dire, beh, certo che si comporti in questo modo, non puoi pretendere di riuscire a avere successo. E lo conquisti? È chiaro? È chiaro o no? Okay. Non è una conferma, ti sta dicendo che lui si sente responsabile che ne so, di quello che ti sta dichiarando. È chiaro? Ok. Qualche altra domanda su questo? Dimmi. Se noi scopriamo che una persona dà senso per volere affetto, noi facciamo il giorno che noi dobbiamo dare senso affetto.
Allora, se tu scopri che lui ti dà sesso per avere affetto, ok, devi prendere parzialmente il sesso, ok, quindi bloccarlo un po' sul sesso, non farglielo espletare subito così tranquillamente, glielo vincoli un pochettino, per poi dargli affetto dopo. Cioè, dopo che ha fatto una prestazione ottimale, gli dai affetto. Cioè, devi dirgli, dopo che l'ha fatto, ti presenti con lo zabaglione e gli dici, ti vedo un po' stanco ultimamente. Cioè, devi andare a vincolarvi quello che lui ti sta dando. Cioè, lui ti sta dando affetto, ti sta dando sesso. Allora, se tu vuoi agganciarlo, perché lui è come se tu, come dire, hai una moneta, vai a comprare quella moneta lì, non ti viene valutata tanto, cerchi di procurartene altra, no? Quindi tu devi, la merce che ti sta dando, gliela svilisci un pochettino. Ok? In modo tale che faccia di più. Vada anche oltre al sesso, faccia anche qualcosa a livello logico e razionale. Non so se tu hai risposto. E poi quando dai l'affetto? L'affetto, allora, ti rispondo a questa domanda. Se tu devi addestrarsi i cavalli, quando è che devi dare un zuccherino al cavallo? Prima che salta o dopo che ha saltato? Dopo che lui ha fatto, si è messo a complementare. Tu devi avere un altro cosa interessante. Quando interagiamo con le persone dovremmo avere un obiettivo. Vuoi, cosa vuoi da questo qua? Vuoi che ti sposi? Vuoi che ti si fidanzi con te? Vuoi che ne so, gli dai lo zuccherino quando lui fa quella cosa che tu vuoi, fondamentalmente. È chiaro? Quando hai raggiunto il tuo obiettivo, non prima. Altre domande? Sì. Che dimmi. Non succede mai che qualcuno dà affetto per ricevere affetto? È raro, perché sono due facce della stessa medaglia. Cioè, uno prevale sempre sull'altro. Se sei affetto, in realtà sono, diciamo, due facce della stessa medaglia, però non sono mai equilibrate, perché uno va a escludere un po' l'altro. Una cosa va a escludere un po' l'altra, cioè nel senso è un po' come, infatti nelle relazioni di coppia quando diminuisce la passione spesso se la relazione funziona aumenta l'affettività, quindi non sono mai perfettamente equilibrate, perché se fossero equilibrate praticamente non ci sarebbe dislivello, non ci sarebbe tensione emotiva, quindi uno prevale un po' sull'altro, uno è un'esigenza più logica, l'altro è un'esigenza emotiva. Certo, più sono equilibrate meglio è ovviamente, però una prevale un pochino sempre sull'altra, quindi di solito dai qualcosa per accedere un altro e dai quello che hai di troppo. Ok, c'è qualche altra... No, a livello logico sai cosa devi fare? No, non devi fare niente, a livello logico non devi fare niente. A livello logico, se lui vuole affetto, devi farti vedere come una potenziale erogatrice d'affetto, ma non verso di lui. Inizierai a coccolare un cagnolino, gli dirai, guarda, questa notte mi sono tenuto il mio gattino e gli ho fatto le coccole tutta la notte. Perché lui, a livello logico, deve vederti come una potenziale erogatrice d'affetto, ma sta affetto di cui hai bisogno, deve guadagnarselo. Quindi tu devi fargli capire, no, non andare a dire, no, io sono una che dà tanto affetto, perché a livello logico lui non ci crede. Tu dici semplicemente, ah, mi sono coccolato al mio gattino tutta la notte, l'ho tenuto in braccio con me. Devi farti vedere come una potenziale erogatrice d'affetto, ma non verso di lui. In modo tale che lui faccia qualcosa per guadagnarsi il tuo affetto, che è quello di cui ha bisogno. Sì, ma questo duro lavoro... questo duro... Un po' manca il cuore. Perché il lavoro è duro, è duro. Sì. Io e i marziani abbiamo così, ma è in questo mondo qua tutto questo lavoro che ci sta tutta benissimo, sì. Anzi è la volpe lupa, anzi è proprio quel mordente per cui perdi la testa, per ciò che non hai, sì. E tutte quelle belle cose che ti dico, Perché? Siamo malati. No, no, quello che dicevo prima, allora... No. Allora, dipende da come ti senti tu. Allora, il discorso è che se tu interagisci, questo serve anche per rispondere un po' alla domanda. Se noi impariamo a gestire, ecco, gli altri spesso ci fanno da specchio.
Se noi impariamo a gestire l'emotività degli altri, impareremo poi a gestire la nostra emotività. Quindi, come dire, se io imparo a capire che gli altri esseri umani hanno delle emozioni, se imparo a gestire un po' le emozioni degli altri, imparerò anche a gestire le mie, perché io funziono allo stesso modo di come funzionano gli altri. No, no, emotivamente sì. Io do affetto. No, 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 ma non sto dicendo, no, non sto dicendo nello specifico, sto dicendo che ognuno di noi, come gli altri hanno emozioni, anche noi ne abbiamo, quindi ognuno di noi ha poi un suo funzionamento specifico, ma le regole sono le stesse per tutti, ok? Quindi se tu impari a interagire emotivamente in modo positivo con gli altri, poi puoi imparare a capire quali sono i tuoi turbamenti. Poi, dipende tutto da come tu ti senti. Se tu ti senti felice, appagata, vuol dire che quello che fai istintivamente lo fai bene. Quindi non hai bisogno di cambiare nulla, no? Queste cose qua, quando servono? Servono quando c'è qualcosa dentro di noi, iniziamo a vivere delle sofferenze. Allora, se tu vivi delle sofferenze, perché magari ti comporti sempre nello stesso modo, vale la pena imparare nuove modalità di comportamento. Perché oltre a, come dire, coinvolgere di più gli altri, già rispondo alla domanda che mi ha fatto lei, imparo anche a stare bene io. Imparo anche a stare bene io perché comincio a gratificare la mia parte logica. Come dire, se io voglio conquistare Barbara e non ci riesco mai, la mia parte logica soffrirà. Nel momento in cui io riuscirò a conquistare Barbara, e lui si è toccato i capelli perché l'ho fatto apposta. Conquistare Barbara si è grattato, con questo volevo dire se veniva il segnale per iniziare. Ok? Ok? No, era solo una specie, siccome li conosco, sono sposati, fidanzati. Nel momento in cui ho detto conquistare Barbara, lui si è grattato un capo. Allora, però nel momento in cui, tanto per capire che la parte emotiva agisce sempre, pure sono ciglia. Quindi dicevo, se io voglio conquistare Barbara, nel momento in cui riesco a conquistare Barbara, la mia parte emotiva e la mia parte logica è appagata e quindi sto bene. Non so se mi sono spiegato. Quindi e inizio, diciamo, a creare una sinergia tra la mia parte emotiva e la mia parte logica. E quindi anche agire sugli altri fa bene anche a noi stessi. Okay. E il discorso è quello, se tu naturalmente i tuoi rapporti sentimentali sono a mille, non hai bisogno di cose felici, continua, anche se non sai quello che stai facendo, va bene lo stesso, diciamo, no? Perché istintivamente fai le cose giuste. È quando si vivono delle sofferenze che bisogna cambiare. Allora per cambiare tanto vale cercare di cambiare nel modo giusto, cioè calibrandosi sulle esigenze emotive dell'altra persona. Come dire, se devo fare un cambiamento, piuttosto che fare un cambiamento a caso, meglio farlo calibrato, quindi capire l'esigenza che ho dato. Non so se ti ho risposto. No, e la domanda allora qual è? La domanda è questa, sia nei rapporti sentimentali ma anche di amicizia, perché per me era uguale. Io... sono un po' diversi. Sì, perfetto, però io... Sai perché sono diversi? Perché nell'amicizia normalmente c'è uno scambio naturale, no? Visto che il coinvolgimento... Io ti do quello... No, invece nelle rapporti sentimentali di solito c'è uno che dà e uno che prende. Esatto, ma questo è sbagliato. Lo so, ho capito, ma se tu sei quella che dà e l'altro prende e soffri nel dare e non ricevere, vuol dire che devi cambiare qualcosa, capisci? No, devi cambiare, devi capire quali sono le esigenze emotive dell'altra persona e calibrarti sulle tue esigenze emotive per erogargli un servizio emotivo. È chiaro, no? Quindi capire, questa è la risposta. Senti, non pensare al cavallo bianco. Contrario, quindi. Ah. Io non voglio sesso da te, non vuole loro, non vede l'ora di trombarti. E si tira sulle maniche, fa piacere anche a te, quindi. Però, vi sei tirato sulle maniche. Massimo, scusami, se una persona ti dice io non riesco ad essere amico di una donna quando mi piace, quindi siamo altro o niente. Beh, qua bisogna un po' interpretare poi che tipo di comunicazione non verbale ci mette dietro. Questo può essere un devi capire a livello non verbale cosa ti dice. Guidare. Vabbè, però puoi vedere, magari anche guidando si possono fare. Perché ecco un'altra cosa interessante, che la nostra parte emotiva
sa molte più cose, ecco questa è una cosa interessante, sa molte più cose della nostra parte logico-razionale. Cioè noi emotivamente sappiamo ad esempio se un'altra persona ci tradisce o no. E la parte logica magari non lo sa, ma emotivamente se noi riusciamo a creare un'amicizia con la nostra parte emotiva, avremo molte più possibilità di sapere esattamente, perché la parte emotiva è una parte energetica, riesce a cogliere sfumature che la parte logica non coglie. E ce lo comunica se noi conosciamo il linguaggio. Faccio l'esempio, signor Rossi di Milano, nel traffico milanese, sta tornando a casa e pensa: oh che bello, torno a casa dalla mia mogliettina fedele fedele. E raschia. Cioè, appena pensa fedele fedele, viene da raschiare. Che è un forte scarico emotivo. È come se la sua parte emotiva gli dicesse: oh coglioni, non ti sei reso conto ancora che sua moglie non è fedele? La parte emotiva lo sa. Allora, se lui non conosce queste cose, non ci presta neanche attenzione al raschiamento che ha fatto. Ma se, conoscendo queste cose, e mentre pensa alla moglie fedele, viene a raschiare, vuol dire che la sua parte emotiva gli sta comunicando: guarda che tua moglie forse non è fedele. Allora lui potrebbe verificarlo, magari andando a casa e dicendo alla moglie: oh che bello, dopo una giornata di lavoro, tornando a casa a incontrare la propria mogliettina fedele fedele. E la moglie: amore mio. Anche la moglie gli sta dicendo che la parte emotiva della moglie sta comunicando alla sua parte emotiva. Ma dovrebbe toccarsi il naso la moglie. Ma è raschiamento, toccarsi il naso, anche toccarsi il naso sarebbe uguale. Sì. Ok, il raschiamento è un segnale simile, però perché lei mi ce la sta guidando? No, allora gli ho fatto un raschiamento per dire che anche la paralinguistica ha dei valori, non soltanto che se lui tiene le mani sul volante, però il raschiamento può farlo, ad esempio. No, vabbè, non lo so, oppure deglutire, può arrossire. Non è possibile che abbia posto un vincolo. Può essere, però devi capire a livello, devi attestare un po' di più terreno per capire la comunicazione non verbale che c'è dietro. Comunque, sto signor Rossi, una volta che vede che la moglie raschia così, deve capire che probabilmente la sua parte emotiva gli dirà il nome di chi l'ha tradito.